Ma che sono contento per quello che abbiamo fatto tutta la squadra. Stiamo facendo un grande campionato e a 6 giornate dalla fine adesso ci crediamo veramente in queste Final Eight, che magari all'inizio dell'anno potevano sembrare un sogno, però adesso pian piano col tempo abbiamo acquisito coraggio, stima in noi stessi e quindi sono contento soprattutto per la squadra e per il mister. Scusate. Ma la sento mia come la sentono tutti i miei compagni. Alla fine siamo un gran gruppo e lo stiamo dimostrando e quindi alla fine siamo tutti importanti alla stessa maniera. Ma secondo me abbiamo avuto la fame. E la voglia di vincere in più, perché quando siamo andati in svantaggio non abbiamo mollato, non ci siamo buttati a terra e abbiamo fatto subito l'1-1, il 2-1, quindi questi due gol sono stati molto importanti. Secondo me, dopo il gol, i 10 minuti dopo sono stati fondamentali. Ma la dedico a tutta la squadra, al mister, a tutti i dirigenti che ci seguono tutti i giorni e anche a questo pubblico che oggi ci ha aiutato tantissimo perché sono venuti veramente in tanti. Del gol non è stata una risposta, è stato magari per il pubblico, per farli emozionare, per dare una soddisfazione a loro più che altro. Ma Nicola ci ha aiutato tantissimo, ma non, so, soprattutto, non solo nel campo, ma anche fuori, perché prima della partita ci ha dato tanti consigli di stare calmi, tranquilli, che con pazienza potevamo fare gol anche alla fine. E avere un giocatore squadra come lui sicuramente è un gran vantaggio per noi. E possiamo dirgli solo grazie. Ma mi ispiro no, però cerco di prendere spunto da tanti giocatori che mi piacciono. Io cerco di lavorare giorno per giorno, il sogno è sempre quello, di arrivare a giocare in Serie A. Poi magari un giorno, speriamo. No, no, è un grande giocatore, però un po' difficile. No, era un nome che gli piaceva, non so dove l'ha visto, però l'ha letto da qualche parte, gli è piaciuto, mi ha messo questo Non è un diminutivo nome. di... No, no. Marco, più il vostro allenatore spesso vi tira le orecchie, spesso dice di elogiarsi. Qual è il messaggio più importante che vi ha trasmesso prima della partita e che poi magari nel corso della partita è emerso più dei consigli tecnici? Ma secondo me è stato quello che lui non ci ha detto che noi dovevamo giocare per vincere, noi dovevamo giocare per giocare bene, per fare una bella partita, perché attraverso le belle partite si fanno i risultati. Abbiamo fatto una bella partita e anche grazie ai suoi messaggi ci siamo riusciti. Grazie. Grazie a voi. Grazie, ciao.